Ciovi, direttore del Capoluogo, e bentrovati a Castelluccio di Norcia in una splendida giornata di vento e devo dire anche di qualche nuvola. Siamo in compagnia di Danilo Taddei e siamo qui oggi perché quest'oggi è stato di fatto presentato in maniera diciamo puntuale un progetto per la ricostruzione dell'antico borgo di Castelluccio, e lo stiamo facendo con Danilo Taddei in rappresentanza di due terzi dell'associazione d'impresa, giusto? Dell'associazione d'impresa che realizzerà il miracolo Castelluccio. Danilo, che cosa mi dici? Dall'Aquila a Castelluccio, un fil rouge che un senso ce l'ha. Sì, dall'Aquila a Castelluccio e ci troviamo oggi qui, come ho già detto prima, a raccogliere il testimone di questo percorso che è stato portato avanti in maniera egregia dalla Regione Umbria e da tutte le strutture commissariali, e sono riusciti a realizzare un progetto esempio, che sarà un esempio italiano nel mondo, quindi un borgo intero ricostruito su isolatori sismici in una condizione particolare, gradonata, e ridaranno dignità a questo bellissimo territorio, tra l'altro bellissimo anche dal punto di vista naturalistico, certo, solo e ha già ampiamente conosciuto, e quindi merita un progetto come quello che si andrà a fare, che i castellucciani sicuramente meritano finalmente di avere una ricostruzione sicura, visto che negli ultimi anni hanno subito molti terremoti e è stato più il tempo che sono stati fuori dal paese che dentro, quindi noi daremo il nostro apporto sia per tutte le nostre conoscenze e tutto il nostro know-how, poi cercheremo di apportare quanto più possibile la nostra esperienza affinché il progetto diventi sempre più un progetto vincente. Danilo, 51 milioni di euro l'importo per i lavori, mi sembra di aver sentito, in 395 giorni, come si fa? No, si fa sicuramente, insomma è una sfida, ma noi è una sfida che ci appartiene, perché noi abbiamo già realizzato in passato sfide importanti come questa. Progetto Case, dopo 4 mesi abbiamo rimesso dentro nel nostro lotto 650 persone partendo da zero, quindi non ci preoccupa. Poi siamo dell'Aquila, lavoriamo già in quota, abbiamo lavorato nei borghi in quota dell'Aquila, quindi conosciamo bene che cosa vuol dire lavorare a 1400 metri e in maniera stagionale, quindi siamo un gruppo operativo affiatato, perché con Edil Moder lavoriamo insieme da tanti anni, quindi sicuramente non ci spaventa il tempo. Ci concentriamo molto sulla qualità, perché noi vogliamo apportare tutta la nostra esperienza per migliorare per quanto possibile anche il risultato finale del progetto. Danilo, adesso tu resti qua con me, io manderei un attimo il contributo che abbiamo realizzato col commissario Castelli per vedere cosa ne pensi lui. Un intero borgo verrà riconsegnato sopra una unica piattaforma antisismica. Con 300 isolatori che renderanno Castelluccio uno dei luoghi più sicuri del mondo. Questa era la sfida da affrontare e risolvere, perché dovevamo, così come si recita come buona prassi in ogni ricostruzione, da un lato ricostruire al meglio, dall'altro mantenere la coesione sociale, e a Castelluccio dovevamo testimoniare la volontà del sistema pubblico di far sì che la ricostruzione non fosse solo tempestiva, ma soprattutto avanzata. Da questo punto di vista io devo dire grazie soprattutto a coloro i quali hanno consentito questo risultato, la consegna dei lavori, che è il frutto innanzitutto di una pubblica amministrazione che nelle sue articolazioni ha dimostrato attenzione al risultato, pragmatismo, voglia di raggiungere ovvero l'obiettivo. Poi importante è tutto il sistema ingegneristico che ha favorito, con il coinvolgimento delle università, soluzioni, come lei diceva, assolutamente avanzate e di garanzia per tutta la comunità. Poi c'è il terzo elemento, io devo dire grazie alla comunità di Castelluccio, ai 117 proprietari degli immobili che saranno ricostruiti, per aver voluto fare magari un passo indietro per farne due in avanti. Non c'è ricostruzione senza concordia e serenità fra i protagonisti di quella che è stata un'offesa sismica enorme, ma che ha richiesto, e nel caso di Castelluccio ottenuto, una grande capacità e comprensione umana.
Commissario, lei ha anticipato la domanda successiva, me l'ha fulminata e mi riferivo appunto a questo, cioè essendo noi dell'Aquila e conoscendo perfettamente le difficoltà che si incontrano in una fase di ricostruzione nel mettere insieme le teste dei proprietari per delle scelte comuni, insomma ha già risposto e quindi non gliela faccio più. Però posso aggiungere una cosa, che diceva un padre dell'Europa, Konrad Adenauer, che la soluzione ai problemi passa dalla capacità di avvicinare il possibile al desiderabile, è esattamente quello che Castellucciani hanno dimostrato di saper fare. Quindi Castelluccio verrà riconsegnato, innanzitutto mi scusi, in che tempi? Allora, il fatto positivo è che le fasi di lavorazione, che sono lunghe e complesse, si sovrapporranno in maniera tale che ora cominciamo con la consegna di oggi a realizzare i muri di contenimento, ma fra qualche mese inizieranno i lavori del piazzamento e della collocazione degli isolatori sismici, quindi è sempre buona norma e anche un fatto scaramantico di non parlare di tempi, ma quello che posso dire è che non ci sarà un giorno senza cui le frazioni di questo complesso lavoro non saranno coordinate in maniera tale che sicuramente alla fine potremo dire abbiamo messo il tempo minore possibile. Importante intervento anche dal punto di vista economico, mi pare di capire, commissario, non so se si parla di 60 milioni o giù di lì, insomma cifre che fanno tremare i polsi. E qui parliamo della ricostruzione fisica. Nella sua testa, nel suo cervello, che interventi ci prevede, se già ci sta pensando, al rilancio del tessuto socio-economico che qui ha subito una bella botta, mi pare? In realtà noi abbiamo già messo in campo una strategia, la abbiamo chiamata Next Appennino, in condivisione anche con il cratere dell'Aquila 2009, che ha portato nel solo mese di dicembre tutto il cratere alla liquidazione di circa 530 milioni di stimolo alle imprese, una cosa molto importante. Molte imprese sono appunto umbre, nurzine, e hanno voluto soprattutto evidenziare la volontà del ceto imprenditoriale, che soprattutto a Norcia, a Castelluccio, è avanzato, perché qui parliamo della patria della norcineria, della patria del turismo, siamo nel pieno del parco dei Sibillini. Da questo punto di vista abbiamo finanziato anche comunità energetiche in maniera tale che anche dal punto di vista dell'energia vivere qua sia sostenibile e anche parsimonioso, ma soprattutto abbiamo finanziato diverse iniziative imprenditoriali turistiche che miglioreranno l'accoglienza. Ecco, il tema dei temi per favorire il turismo nell'entroterra è proprio la ricettività, perché dopo il terremoto, ahimè, le seconde case, che erano anche utili ad ospitare i turisti, sono venute meno. Nel frattempo io dico bravi a tutti gli imprenditori che si sono messi in campo e che grazie alle risorse di Next Appennino avvieranno iniziative di sicuro interesse. E oltre a questo ringrazio anche quei sindaci intelligenti che hanno voluto lanciare il cuore oltre all'ostacolo, proponendo anche soluzioni innovative che potranno arricchire il cosiddetto turismo esperienziale. A Sellano, poco lontano di qui, è stato realizzato con i fondi di Next Appennino il ponte tibetano più alto d'Europa. Non c'è giorno in cui non si contino centinaia di persone che vogliono affrontare questa esperienza. Insomma, venite nel cratere, perché questo è il luogo migliore dove vivere, ma anche dove fare esperienza. Commissario, io la ringrazio, però a sto punto la invito io, cioè lei ha invitato i turisti a venire a visitare il ponte tibetano, Castelluccio, quando sarà ricostruito. Io però la vorrei invitare all'Aquila per avere con lei almeno mezz'ora per parlare a tutto tondo e ripercorrere quello che si è accaduto nel cratere, quello che sta accadendo e quello che dovrà accadere. Questo ce lo promette a noi? Assolutamente, fra l'altro non mi è difficile fare questa promessa, perché parlare, operare e collaborare con la nobile città dell'Aquila è solo un privilegio. Danilo, eccoci qua, abbiamo sentito il commissario Castelli raccontarci i vari passaggi, i vari step che hanno poi portato a quello che oggi è accaduto, cioè alla firma oltretutto del contratto nei confronti delle imprese per il primo, come lo chiamano, il primo applicativo. Mi sembra che insomma il commissario Castelli abbia avuto le idee molto chiare, hanno fatto quello che dovevano, lo hanno fatto in tempi anche tutto sommato, come tu stesso dicevi, abbastanza ragionevoli. Ora la palla passa alle imprese. Da lunedì che cosa succede?
Da lunedì cominceremo a vedere tutto ciò che è necessario per la cantierizzazione, e per la logistica, per tutta la parte logistica, perché chiaramente qui siamo in una posizione isolata, quindi dovremo approvvigionarci una logistica sul posto. Cantierizzeremo, cominceremo a vedere come montare gli impianti, diventerà la società operativa e quindi cominceremo a fare tutte quelle azioni che poi nel brevissimo tempo ci porteranno a fare gli interventi veri e propri. Chiaramente è un lavoro che avrà una durata appunto a tempo, quindi con grande assunzione di responsabilità. Sì, assolutamente, noi abbiamo le idee abbastanza chiare. Adesso, oggi abbiamo cominciato il confronto con la direzione lavori, che operativamente saremo noi con loro a definire alcune scelte, e quindi diciamo che da oggi cominceremo a trovare questa modalità di lavoro condiviso per portare avanti l'iniziativa. Danilo, io ti ringrazio, ti saluto, saluto voi videolettori del capoluogo e vi rimando un prossimo appuntamento con Grand'Angolo in versione magari non esterna e non ridotta. Ciao a tutti da Castelluccio.